wasn't very good. It is, however, one of those games as a service type games, so it's received numerous updates, and those updates did improve it a significant amount. The game itself has 10 million registered players currently, and to say the very least, The Crew 2 might function as a pretty good reset button on account they've probably learned quite a bit over this time. Now, this game was just announced and should be coming by the end of this year, however it may come early next year, but if you play The Crew now, you maybe know it's I'm a foolish, pretty good game. Maybe I'm blind, Wipeout. They also list EOD and Roll Cage as influences, but frankly, as far as I'm concerned, F-Zero and Wipeout combined into one thing is automatic good. And this absolutely 100% captures the spirit of both of those games. It has some of the more Wipeout style ideas present, while incorporating some handling ideas from F-Zero. This game's fun as hell, and I can't wait for console gamers to enjoy this thing. Number 8 is Wipeout Omega Collection, and this is the original. This version looks so good. It comes with Wipeout HD, Wipeout HD Fury, and Wipeout 2048 all hands making you cry. I am looking forward. Number 7 is Mario Kart 8 Deluxe, which is widely looked at as one of the best Mario Kart games, if not the best Mario Kart game. Yes, it certainly existed on the previous generation of Nintendo hardware. However, A, it's been given some improvements that some people like. B, it's There's going to be more tracks in this game than any console or PC game prior, 170 licensed cars, tons of classes, and they plan on expanding all of the robust esports functionality. Number 5, the ninth game in the F1 series, F1 2017, sees one of the most requested features being implemented. The F1 games have been devoid of the classic racers since way back in F1 2013, and 12 of these classics will be available, including one that is available for those pre-order or purchase the quote-unquote day one copies. That'll be the AP McLaren. And keep in mind, this is the official series of the FIA Formula One World Championship League. The 2016 version was really well received because it was a great game. The AI was significantly better than previous versions, and well, the graphics were also. This year's should be friendly. The fourth is Need for Speed 2017, now bearing in mind we do not know the official title of it yet. We do know it's being developed by Ghost Games, who developed Need for Speed Rivals alongside and making improvements when necessary. We don't know if this is going to be a reboot, a numbered title, or an offshoot, but we do know its build is kind of a big game, and knowing that it's Need for Speed means we know it's going to have tight controls and very slow graphics. I kind of hope it's going to be an open world, because I kind of like how Rivals worked in that way, sort of combining arcade racing with an open world concept, and we'll definitely be bringing more information to this game as it becomes available. Number 3, Forza Motorsport 2017.
Forza is widely regarded as a system seller for the Xbox One, and with good reason. It is a gorgeous title. Now, Forza does a great job in the sort of simulation-y, arcade-y, hybrid-type racing game. The thing I would say that I know Forza 4 is excitement. It is a game that continually has you on the edge of your seat. That being said, it could use a little bit of work on its career mode, and hopefully we'll be seeing that, and maybe we'll also be seeing a little bit more customization options on the right of the driver. In some ways, that might help career mode become something maybe a little bit more, but overall, as long as they develop it and do something more than the previous Forza, I can't imagine Forza is pretty damn good. Number 2 is Gran Turismo Sport. If you talk about Forza, you need to bring up Gran Turismo, because Gran Turismo was the original system seller realistic looking racing game. In Gran Turismo Sport, though, it looks like a kind of back to basics approach. Now that doesn't mean you're going to be stripping it back and giving nothing. It kind of looks like they're just trying to make sure that it fulfills everything the Gran Turismo game was supposed to. A lot of people were worried that it was called Gran Turismo Sport and not Gran Turismo 7. Supposedly, gameplay elements have been enhanced significantly over what they originally had planned for something that would work on PlayStation 3. Remember, this game has been in development for a very long time. Gran Turismo is an iconic series and one of the ones that we are most interested in seeing, and I have to imagine they're going to drop bombs at E3 regarding this game. Finally, number 1 is Dirt 4. Dirt is regarded as a really authentic off-road racing experience, and I have to say I have a special place in my heart for this game. It manages to be very simulator-esque while not being boring ever. It's one of those games that's constantly exciting, despite the fact that it really banks on being Dirt 4 is going to be introducing a gamer mode and a simulation mode that will lean the game towards other experience that you might expect, and I think that's a pretty good idea, but I don't know, I can't imagine this game It's a series that developed very fast into a premier series in the racing genre, and how can you not be excited for another Dirt game? I personally am very excited. A few bonus games for you include Forza Horizon 3's Hot Wheels expansion, which promises to bring a slightly goofy, gravity-defying experience to Forza Horizon, Fast RMX, an update of the Wii U game that is a worthy successor to the F-Zero series, and finally, Road Rage, a motorcycle melee vehicular combat game taking place in an open world that looks very intriguing. What are you looking forward to most in 2017 as far as racing games go? Leave us a comment. Tell us what you think we're looking forward to hearing from you. If you enjoyed this video, please click like. And if you're not subscribed, now would be a great time to do just that. We upload brand new videos just like this every day of the week. The best way to see them first is, of course, a subscription. As always, we thank you very much for watching this video. I'm Falcon. You can follow me on Twitter at FalconTheHero. And we'll see you next time right here on Game Ranks. The speed, the danger, the unpredictability, and the spirit of competition. Hi folks, it's Falcon. Today on Game Ranks, the top racing games of 2017. Number 10 is The Crew 2, the sequel to The Crew, which upon release was not an incredible game. It wasn't terrible, but it wasn't very good. It is, however, one of those games as a service type games, so it's received numerous updates, and those updates did include a significant amount. The game itself has 10 million registered players currently, and to say the very least, the Crew 2 might function as a pretty good reset button. Now, they've probably learned quite a bit over this time. Now, this game was just announced and should be coming by the end of this year. However, it may come early next year, but if you play the Crew now, you know it's a pretty good game. If they can amp it up a bit, I think this could actually be good. Number 9 is Red Out, which is already out on PC, but it's going to be released on everything this year, which makes me very excited on account it is a really good game, drawing a lot of inspiration from some games that I personally love, specifically F-Zero and Wipeout. They also list POD and Rollcage as influences, but frankly, as far as I'm concerned, F-Zero and Wipeout combined into one thing is automatic good, and this absolutely 100% captures the spirit of both of those games. It has some of the more Wipeout-style ideas present, while incorporating some of the handling ideas from F-Zero. This game's fun as hell, and I can't wait for console gamers to enjoy this thing. Number 8 is Wipeout Omega Collection, and this is the original. Make no mistake, Wipeout is its own game, but Wipeout is the original. I love Wipeout.
fast-paced, arguably powerful weapons-based speed demon of a racing game, which one of the original things that sold me on the PlayStation itself. Would this new console maker actually have something decent? Oh hey, look at this game, which is fun as hell and cool as shit. And this version looks so good. It comes with Wipeout HD, Wipeout HD Fury, and Wipeout 2048, all enhanced with PS4 and PS4 Pro. I am looking forward. Number 7 is Mario Kart 8 Deluxe, which is widely looked at as one of the best Mario Kart games, if not the best Mario Kart game. Yes, it certainly existed on the previous generation of Nintendo hardware. However, A, it's been given some improvements that some people like. B, it's been given some accessibility options, which allows more people to play it. And C, it's on the Nintendo Switch, which is an actually successful console, and more people are buying it. Not really a huge amount of people got the original new version, because not a whole lot of people got the original. So it's really great that they had a Mario Kart game for the Switch so shortly after launch. I am of the mind it is the best version of Mario Kart. I love the hell out of it. I will play this game. Number 6 is Project Cars 2, which plans to continue the tradition set forward by the eSports simulation racer. Is it a full-blown simulator? There's a lot of argument over that. I would say it is kind of a game that kind of leans towards simulator. It certainly does a lot of really... Ecco qui. Ho layout. Ah, ma dov'è? Eccomi. Sono qui. Adesso iniziamo. I grandi classici. Per me è il Day One questo, io lo ricordo, proprio Most Wanted lo ebbe al Day One come Carbon, quindi parliamo di un gioco di 13 anni fa, che è originale per PS2 anche, quindi... Mario Nexus... E... Sai che a me non, comunque non impazzisco, infatti adesso vedrete che la prima che prendiamo è la Golf, perché io adoro la Golf, la GTI è molto meglio della Lexus IS300 che c'ho appunto qua. Perché appunto non mi fa proprio impazzire, è bella, ma non mi fa impazzire davvero. Sempre un po' sbisfrattata, però vabbè, è gusto. È gusto. Siete pronti? Cosa vi porta? Cosa vi fa? Hi, I'm Josie Marin and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. Vedo da 15 anni, signorina. Signora Josie. Josie, tante picche. Va là, va là, va là. Era buono, sì, ma infatti. Ma sono i comandi, scusami. Forse la musica è bassa. Però me lo dà con cerchio la conferma, perché... Boh. Sì. Concordo. Rimane comunque forse uno dei miei... I miei sono speed proprio preferiti. Sì, l'uno un po' meno, però sì. Perché... Controller. No. Want to reset to default? No, io voglio metterlo. Allora è diverso i tasti d'accelerazione con la conferma, può essere. Break reverse. Eh no, me li dà giusti. Allora forse semplicemente nel menu sono invertiti. Va bene uguale. Perché sto premendo con cerchio per la conferma. Vabbè, adesso vediamo. iniziamo la storia, no? Iniziamo? Contenti? Visto che c'è anche il signor Luca. Signor Luca, pronto? Dalle orecchie. How's your car running? Io la balzo perché ce ne sbattiamo, no? Direi che chi se ne frega dalla... La cazzo mi ha tenuto d'occhio, più che altro. Questo è il bambino della conferenza. Ho abbassato l'audio, però se alto dite dalle mani, mamma mia. Quello che io tengo per le orecchie è diverso. Ditemi voi.
alto, lo abbasso. Lo abbasso, adesso lo abbasso. Adesso lo abbasso, eh. Ok, c'è il pezzo. Appena arrivato Matt. Adesso abbasso, non vi preoccupate. Perché appunto il menu... Ok, è con cerchio. Non so perché. Cioè, B. L'auto della Madò. Eh sì, ma infatti noi iniziamo con l'auto più bella, più maneggevole, incredibile. Comunque come state? Siete contenti? Faccio questo. E lo abbasso, ragazzi. Se ovviamente è ancora alto, me lo dite, abbasso ulteriormente. Ditemi voi. Io inizio, eh. Se c'è qualche accorgimento me lo dite, mi raccomando, divertiamoci. Comunque un bel tuffo nel passato. Quindi, dai. Stavi dietro Razor, bitches. Un po' più scuro, forse la versione PC è un po' diversa graficamente. Cosa? What? Ha fatto il reset con R1, no? Adesso lo abbasso ancora. Mamma mia. Easy. Non pensavo fosse così alto, scusate, cioè avete ragione. Adesso lo abbasso. Però mi sa che devo cambiare un po' di sassi. Abbasso ancora. Però... avete visto quando mi ha fatto il reset? Quello in realtà era il freno a mano. Però mi ha fatto il reset, non va bene. Mi ha fatto il reset, porca miseria, perché mai? Air left. Handbrake. No. Così. Oh, infatti era diverso. N20. L1. Shift down, non mi... No, aspetta, forse shift down... Se sono il cambio delle marce per gli spari. Vabbè, lo vediamo al momento in caso. Tanto bene o male ci serve poco. Ok. Oh, partito prima. Stronzo, stronzo. Ti recupero, bitches. Come fa, come fa? Se non lo conoscevate, lo conoscerete così. Ci facciamo la serie. Quindi. Ez. Ah, credo duria perché è tranquilla come macchina. Controlla benissimo. Un po' più scura la grafica, o sbaglio? E qui mi sa che ancora non c'è la musica, forse perché il pezzo inizia un po' di trama. Ah, volevo buttarlo giù per lui. Adesso l'ho preso anche. Volevo vedere poi i tassi dopo per le marce. Vediamo. Come la prende? Non me la prendo, ok. Devo impostarla dopo. Se no non possiamo fare gli spari. È importante perché ti copre un botto. Mamma mia, così tanto? Veramente così tanto alto? Cazzo. Aspetta allora, dai. Posso dal mixer? Lo abbasso fino a 60. L'audio ti sovrasto, ok. Grazie di dirmelo. Vediamo se va bene così. Prova. Non pensavo fosse così alto. Infatti l'ho abbassato dal mixer. E vabbè, sono io anche comunque parlo meno, cioè ci sto. Anche io parlo un po', perché è tardi. No, comunque serve l'audio perché ci ascoltiamo la musica. Ci ascoltiamo la musica. Le cutscene sono tremende, le cutscene fanno se sono alte. Questo dovrebbe essere Bull. Infatti Bull è il numero 2. Ditemi voi, se no abbasso ancora. Tutti gli altri invece che mi dicono? Luca, Matt. Matt sta a fare cose.
Ah sì, ma sì, ti pare che è un problema? Tanto ce la squisciamo come non mai. Ma come si stanno scaricando le pile del pad, quindi magari dopo dovrò cambiarle. Per fortuna me le sono fatte dare. Ma poi adesso mi ha detto che è arrivata roba oggi, quindi roba figa. Poi mi dirà, perché adesso è un po' impelagata, che ha dovuto fare altri esami per la caviglia. Ok. Molto semplice l'inizio comunque, questo è vero. It's a win. Anti. Sì. Sì. Anche sono le sfide. Quelle sono le sfide, mio caro Marro, perché dopo c'è la sfida e la gara dell'autovelox. Perché fai la sfida per aumentare la taglia e quindi, perché bisogna arrivare un tot di taglia e fare le pietre miliari per fare la gara contro il tizio della blacklist. Tra l'altro mi fa strano proprio che non c'è la musica, scusa. Ok, che ho abbassato, però non c'è proprio la song re questo. Non lo so, metto io musica, non lo so. Mi fa strano che non c'è. Sì, ho capito, torno di dietro. Mi confondo coi tasti. Infatti il cerchio non è niente, in realtà dovrebbe essere la cosa per rallentare il tempo. Che vabbè. Un po' da cittoni. In realtà era anche la levetta. Niente, non funziona. Cosa che c'ho accelerato le freno, beh, va bene. Aia. Che dolore immane. Sono belle le sfide perché appunto, oltre al raggiungimento di taglia, ci sono le pietre miliari che sono divertenti. Tipo scontrati con 10 auto e cose così. E però me ne ricordi. Ma sono contento. Spero anche gli altri comunque che venisse in live, perché appunto stiamo proponendo il Most Wanted originale, che appunto era uscito anche per PC. Io ho provato a emularlo da PS2, ma non va, perché appunto c'ha i problemi con l'emulatore. Quindi me lo sono accapparrato da PC, mettiamola così. La Black Edition. Io la Black Edition non ce l'avevo, quindi non so cosa c'è in più. Non so cosa ci danno di più, se ci dà qualche macchina o qualcosa. Davvero non lo so, perché non l'avevo. Avevo la standard edition, mettiamola così. E sì, è molto molto bello. Poi devo dire che è fatto molto bene. Porca miseria, graficamente le macchine sono incredibili. Certo, poi non c'hanno tanto future quando si rompono, però vabbè, chi se ne frega. Però è fatto molto bene per essere un gioco di 13 anni fa. Appunto, regge bene, anche nella versione console. Regge molto bene, è bello per quello. Sono contento comunque, Marro, cioè faccio apposta queste cose perché comunque, vabbè, in questo caso sei tu quello che ha praticamente la mia stessa età, perché siamo dello stesso anno, quindi conoscendoci bene o male abbiamo giocato quei titoli lì, quindi ci sta anche riproporli secondo me, perché appunto sono divertenti. Per PC costa $5, e beh, non è male. E qui Underground 1 e 2 ci ho giocato, ma davvero, cioè sono andato dal a un mio amico che tra l'altro abita vicino a casa mia, praticamente qui dietro, e ho giocato ad Underground 1 e 2. Piacendomi da lì, come anche all'epoca Prince of Persia avevo giocato l'1 da lui, con il fatto che mi era piaciuto mi sono preso quello dopo, quindi Most Wanted, poi ho preso Carbon ed ero anche Prince of Persia. E cito Prince of Persia perché ha appena finito il film su Italia 1. E devo dire che non è male riguardarlo, soprattutto per Jake Gyllenhaal, che a me piace come attore, simpatico e porca miseria, era identico a Prince of Persia per davvero. Anche il doppiatore andava più che bene, poi c'è Ben Kingsley. Madonna, cutscene. Immagino allora anche che quelle del... Ah, si vede la faccia del tipo! Si è vista vagamente. Brutto, però si è vista.
Cavolo, perfect, niente, non sono uscito. Ma lui c'è la Mustang, però. Ma voglio io la Mustang, a me piace un botto. Originale con tanto di scatola. Ma da dove? Ma dove te lo prenderesti? E io devo andarli a prendere quando appunto metto su tutto, proprio per recuperarmi queste vecchie masterpiece, appunto, di proprio sia PS2, PS1 e quant'altro. Sì, anche perché appunto posso prenderli e emularli direttamente da lì, se vanno. Se no, GameCube funziona bene. Il problema sarà con la GameCube, che purtroppo non è che c'ha il suo difetto. La GameCube non c'ha l'attaccamento USB neanche tramite adattatore, quindi io magari posso comprare il disco originale, lo metto su PC, lo emulo, ci faccio i video, ci faccio le live, eccetera. Mentre invece la Wii e tutto il resto non ha problemi, perché hanno tutto il collegamento USB. Spero vi piacciono queste cose qui, abbastanza, non vintage, però il passato. A me piacciono queste cose qui, mi piacciono tanto. Poi è un ottimo spunto per parlare, comunque Most Wanted si può parlare di tutto, perché è comunque un gioco di auto, quindi... Sai che dovresti togliere l'audio di gioco, altrimenti è un casino. Per cosa, Marro? Per cosa? In questo momento è ancora troppo alto? L'audio di gioco è inutile toglierlo, cioè lo abbassiamo, lo mettiamo al minimo... Però cioè, ci deve essere il rombo della macchina. Anche perché mi aiuta per capire la pulizia, eh. È ancora troppo alto. Se è troppo alto, abbasso. Perché giustamente parlo un po' piano io, perché è una certa. Eh sì, vivi. Hai visto? Visto che le faccio le cose che mi piacciono. La voglio se mi piace. Sì, alto. Basta dirlo, ragazzi, basta dirmelo. È alto, lo abbassiamo. Toh. Adesso a 20. Ecco, non lo sento io nelle orecchie a momenti. Adesso è a 20. Pensavo fosse però così alto. Poi nelle cutscene esplode, vaffanculo. Che odio. Però ci deve essere l'audio. Poi sono anch'io che parlo un po' meno. E sicuramente anche per le live la sera non è che prendo... Ah! L'auto! Me l'hanno rotta, sti stronzi. Bulli di merda. Ah no, ancora no? Era dopo? Aia. Ok, è qui. Mi fermo subito. Così evito di farla andare troppo avanti. Gomma forte, mi fa bene, vivi. Dopo. Oh, e finalmente iniziamo. Dato che adesso mi sentite, volevo dire che io non cambio le impostazioni dell'audio per la sera. Perché se no, se aumento il gain per la sera, al pomeriggio un macello, quindi... Ok. Adesso mi sentite giusto? It's perfect. You can do it. Ovviamente io prendo la Golf, raga. Raga, niente. Oh, a me piaceva. Come non posso prenderla? Ah, ho iniziato sempre con la Golf io. No, nella versione PC c'è 5.000 in meno? No, è la migliore la Golf. No, come? Partendo da Underground, io li ho giocati. Ora sto riproponendo questo perché c'è questo per PC vivi, perché purtroppo tramite emulatore non si può fare. Purtroppo è proprio quello il problema, non si può fare per emulatore, perché sono una merda. Li ho provati, mi sono provato a fare le live, cioè non è che ho provato a fare le live, ho provato le impostazioni tutte e non funziona. Ma cazzo, ma io l'ho presa la Golf, ma stiamo scherzando? 5.000 in meno ti danno la versione per PC? Ma che palle, ma dai. Ma dai, ma veramente è diversa? Ma va a caccare. Ma fottiti. Cosa vuol dire che mi dà di meno? Io ho sempre preso la Golf, ragazzi. È la mia macchina preferita. Ce l'abbiamo anche in famiglia, la Golf. Ma dai, che palle. Vabbè. Io li ho giocati all'epoca, è quella la cosa. Li ho giocati tutti in Need for Speed, bene o male, da Underground in poi. Letteralmente. In più qualcuno l'ho portato in live, ho portato Most Wanted, ho portato Rivals. Adesso porto il Most Wanted originale e poi in realtà ci avrei anche The Run. La freccetta sopra, mamma mia. Oh, poco invasiva. Però vaffanculo, almeno mi dice dove andare. Chi se ne frega.
Ti sei fermato a Carbon. Dovresti andare avanti, non sono male. So you found it all right. What do you think? Sì, ma le orecchie, puttana. Josie, hai rotto il ca. Vediamo se anche le cutscene della Blacklist sono accettabili o devo skipparle. Devo skipparle, ragazzi, scusate, ma l'audio è tremendo. Non so perché. Allora, iniziamo dalle gare. In maniera molto easy, inizio con lo sprint, che è quello che mi piace di più. Mi sbatti con gli una fare i circuiti prima. E iniziamo la nostra rampata. Chi stava sul cazzo? Anche a me. Anche a me, perché era il classico giapponese coi soldi. E vaffanculo, lui c'ha i soldi, io no. Speriamo di rubargli la macchina. Non c'è una... Allora, ve lo dico magari come plot twist, come chicca nerd. Non c'è una guida sicura per guadagnare tutte le auto del gioco. Va completamente a fortuna. Ho provato a informarmi guardando anche dei video di recente, proprio perché l'avrei proposto in live, e non c'è modo di prendere sicuramente le macchine degli avversari. Va completamente a culo, perché più che si sposta sempre, è sempre randomico. Cioè, se tu vinci e la trovi di un punto, se tu riavvii contro lo stesso tipo la trovi in un altro punto. Cioè, non è che hanno una cosa predisposta, è proprio sempre randomico. È impossibile quasi averle tutte. C'è una bassa percentuale di averle tutte, perché è randomico. Cioè, dovremmo rifare la gara e direi che non è il caso. E quindi vabbè, era giusto per darti questa specifica. Però la Cobalt va. La Cobalt va, anche se preferisco le Chevrolet un po' più vintage. Vuol dire che comunque sul fatto, appunto, mi allaccio al discorso che Vivi dice: mi sono fermato a Carbon. Anzitutto spero vi piaccia la possibilità di fare Most Wanted come serie. Quindi thumbs up for me, perché era una bella idea, mi andava di fare sto gioco. Sembra una cosa... penso possa essere figo. E in più è molto buono per chiacchierare. Secondo, sono buoni i titoli dopo. Devo giocare Payback e l'altro. Ho giocato il Most Wanted, tra virgolette, reboot, quello del 2013. Ed è figo, a me piace, perché mi piacciono le modifiche, mi piace la possibilità di cercare le macchine, di guidare quelle macchine per ottenere le modifiche. Cioè, una longevità veramente incredibile. E l'apprezzo a discapito di questo Most Wanted, perché qua è solo fai le gare contro i tipi. Carbon invece mi piace meno rispetto a Most Wanted, perché una volta che vinci la gara non guadagni un cazzo. Quindi se tu sbagli nella rampata del prendere le macchine in Carbon, sei fregato. Se ti prendi le macchine sbagliate in Carbon, hai perso. Il finale non riesci a farlo, io l'ho fatto per esperienza. Se ti prendi una macchina che non riesci ad usare dopo, è persa, è merda. E questo qui è una cosa proprio sbagliata di Carbon, non mi piace quell'idea. E proprio per le gare sono molto fighe, la cosa del canyon, il derapage, fighissimo. Però è sbagliata sta cosa qui di rampata. Non c'è rigiocabilità in Carbon e non mi piace. Poi The Run e Undercover me li ho giocati. Pro Street, Pro Street e Shift non li considero dei Need for Speed, perché è praticamente Gran Turismo. Quindi non mi piace proprio l'idea, perché quella è una roba di Gran Turismo e non di Need for Speed. Mentre invece, appunto, Most Wanted mi è piaciuto. Rivals piaciucchiato abbastanza, perché non ha niente di che da proporre, però non è male. E gli ultimi devo giocarli. Io sono un grande fan di Need for Speed. Mi devo recuperare quelli vecchi, quelli della PS1, quello del 95. Solo che ovviamente è più complesso. Anche NFS World quello online. Quello online com'è, Vivi? Così vi ho dato tutta la mia generazione di Need for Speed. Comunque sì, possiamo considerarla una serie questa qui, piuttosto lo continuo domani pomeriggio, per dire. A me Post Street piaceva, perché ti piace Gran Turismo come a me, e siamo stronzi noi due, è diverso, Marro. Perché noi veniamo dalla generazione di Gran Turismo, The Driving Simulator, è quella la cosa. Anche a me piace un sacco Gran Turismo, ma non è Need for Speed. Cioè, come dirti, a me piace un botto Drive Club. Drive Club è perfetto come gioco d'auto, mi è piaciuto da morire. Vorrei provare Forza Motorsport come controparte di, tra virgolette, di Drive Club, perché appunto è esclusiva Microsoft. Io appunto l'Xbox non l'ho mai avuta all'epoca, adesso li sto recuperando i titoli come Halo eccetera, anche se una di quelle serie che ho giocato principalmente è Gears of War, dovrei giocare a Forza Motorsport, questo sì, quindi mi piacerà molto portarli in futuro eccetera, quello sicuramente. Però appunto quei titoli lì sono sicuramente ottimi. Idem Gran Turismo, mi è sempre piaciuto molto. Poi appunto vi ho fatto Midnight Club per dirvi che appunto Midnight Club mi piace. Adesso mi aggiusto.
E sei a posto. Sì, lo so, vivi. Ovviamente ci sono le ISO della PS1, ovviamente, ma lo sai, io devo comprarlo in originale. È proprio quella per me la cosa. Cioè, ok, lo faccio in live, sì, però lo colleziono, quindi... Soprattutto di una saga come Need for Speed, che l'ho giocata la maggior parte, li prendo, ma come prendo anche tutti gli altri giochi, come prenderò tutto Gran Turismo e vari altri giochi. Forza Motorsport non ti piace, Marro? Gli altri? Luca, Matt? Cioè, Luca, sempre presente a scrivere, oggi è silenzioso. Possiamo chiacchierare di tutto, comunque. Ho finito l'ennesimo test e buon proseguimento. Ah, va bene, Matt. Perché a parte il saluto non hai detto nulla. Volevo sapere come andava. Andava tutto bene. Poi, vabbè, tranquillo. So che è tardi, quindi non ti preoccupare. Buonanotte in caso, Matt. Grazie comunque di essere passato. E che ti ho sentito silenzioso, mi sono preoccupato. Aspettate che leggo tu. FS World, quello là. Una serie più avanti ci divertiremo parecchio. Sì, la faccio come serie. Se vi piace io la faccio. La faccio al pomeriggio magari. La faccio principalmente al pomeriggio. E ci sono divertito un sacco con gli amici. Ci spesi anche una decina di euro. Tanto che mi piaceva ormai è morto. Immagino, perché giustamente era esclusiva online. È quello che è Gran Turismo Online... originale, cioè GT originale penso sia Gran Turismo, sì, o il primo principalmente, perché io ho iniziato a giocare poco dal primo per PS1, ce l'ho proprio originale, per quello dico sono fan di Gran Turismo, poi gli altri bene o male li ho recuperati con gli emulatori, ma comunque gioco dal primo, infatti quello che ho giocato poi di più, su cui ho tra virgolette ho buttato più ore, è stato il 4 per PS2, perché l'ho giocato molto per cazzi miei off stream, nel senso che, come vi ho sempre detto, io gioco la maggior parte dei titoli per lo streaming, poi quelli che gioco a parte lo dico. Ho giocato molto al 4. Al 4 per PS2 ci ho giocato tanto. Anche all'altro per PS2. Forse non mi convince molto, non mi piace il riavvio, non mi piace come è fatto ed il suo concept. Ah, ok, beh, io lo devo provare, perché giustamente devo farmi un'idea di tutto il mondo videoludico, soprattutto... Essendo uno di quelli a cui piacciono i giochi di corse, ci metterò mano, ecco. Penso sia normale per me, nel senso, mi piacciono, li giocherò. Ho provato anche Gran Turismo 6 all'epoca, perché ce l'avevo un mio amico, e non era niente male, anzi, era molto figo perché c'erano le gare tipo rally, tipo WRC, che anche WRC è una saga che non ho giocato a pieno, anzi, in realtà mi annoiava. Poi ci sono saghe come Grid... quelle robe lì non mi fanno impazzire. Cioè, Grid non è male, però... Sarà che, purtroppo, essendo un po' affezionato al brand di Need for Speed, mi aspetto che i giochi siano quelli. Non tanto per il fatto che c'è appunto la polizia che mi insegue, ma proprio per la customizzazione dell'auto e le gare. Poi ho giocato a Drive Club, e quindi va bene tutto. Drive Club è impostato in quel modo, lo giochi in quel modo, ed è molto bello. E soprattutto uno dei giochi in cui ho potuto usare le Ferrari, perché la maggior parte dei giochi, anche come Gran Turismo e Need for Speed, non hanno mai preso i diritti per le Ferrari. Hanno preso la Porsche, la Lamborghini, tutto, ma mai le Ferrari hanno preso questi giochi, perché c'era Formula 1. E io a Formula 1 ci ho giocato. Avevo quello del 99, della PS1, e poi quello della PS2, che era il 2001. Quindi sì, ho giocato anche a Formula 1, per farvi capire tutti i giochi d'auto che ho giocato e anche perché un pelo me la cavo, comunque conosco le macchine dal gioco. Che bello l'effetto della pioggia, puttanaia, stiamo parlando di un gioco di 13 anni fa, mamma mia. Che resa incredibile. Sono contento di vederlo, soprattutto alla versione PC, perché appunto io avevo quello della PS2. Ma intendi le Ferrari della Formula... Oh, voce, e anche oggi si finisce con l'emicrania, con la perdita degli occhi. Voce, se vuole venire a chiacchierare con me mentre faccio di tour speed, può venire, ci mettiamo in stanza, chiacchieriamo. Fa piacere che sei tornata viva. Beh, però almeno sei uscita con tuo padre e ti sei divertita, spero. Almeno quello. Ben arrivata tra noi. Ma intendi le Ferrari della Formula 1 oppure Ferrari tipo le Enzo? Ovviamente intendo la Enzo. Di quelli non hanno mai preso i diritti, non le Ferrari di Formula 1. Intendo proprio la Ferrari testa rossa, la Enzo, eccetera. Non le hanno mai presi. Infatti in Drive Club c'è tutto. In Drive Club ci sono tutte le scuderie di auto, proprio in maniera completa. Infatti c'è cosa? C'è, ci sono tutte le Ferrari. Alcune sono più buone per la derapata, altre sono più veloci, quindi più controllabili e quant'altro. Sai che GT Sport in realtà ci sono? Sì! Però GT Sport è di quanto tempo fa, eh?
Perché purtroppo è stato abbastanza un tabù le Ferrari nei videogiochi d'auto, da quello che mi ricordo. Per dirti la knowledge che io di giochi d'auto. Allora, se intanto mi metto una stanza dello streaming, così arriva voce, si introduce. È recentissimo, non è detto fa, infatti. Infatti, quindi tutta la mia previsione era effettivamente corretta, perché non hanno mai preso i diritti delle Ferrari, perché non... O non potevano, semplicemente erano utilizzati in altri giochi in auto e quindi se ne sono sempre un po' fregati. Quindi vabbè, è per quello principalmente. Ok, continuo. Minchia, io sto ancora scappando da sto tipo. Vabbè, mi sto facendo la taglia anche per il futuro, quindi va bene. Però mi sono rotti i coglioni, non posso sfuggire tanto con una macchina a base. Porca miseria. Immaginavo comunque fosse di un annetto fa. Il GT Sport neanche l'ho visto, porca troia. Non me lo ricordo se l'avevano fatto vedere alle 3, può essere. Però quello che mi ficca, quello che voglio provare, è The Crew. Porca miseria, The Crew che può usare tutti i veicoli. Era come uno dei primissimi giochi della PS3, MTV e... Non lo so, quello dove ci sono anche i quad. Scusate se l'ho detto male, perdonatemi, ma... Non mi ricordo il titolo, come si chiama in maniera completa. È quello dove ci sono anche i quad, puoi fare praticamente la Dakar. Quello era fighissimo come titolo, era veramente bello. Ed era uno dei primi titoli per PS3. The Crew infatti non è male, è più che altro perché puoi diventare il vero re delle corse. E a me piace quell'idea lì. Sei veramente cotto, sono sotto le coperte e mi sono fatto fare messa al lavoro nei prossimi giorni. Ah, va bene, tranquillo, non ti preoccupare. Bacini. No, almeno mi disconnetto da Discord, giustamente. Vabbè, almeno ti sei divertita, dai, buono, buono. Comunque rimanere a chiacchierare in chat. Almeno Need for Speed lo conosci? Almeno Need for Speed come conoscenza base c'è? Almeno siete andati in giro un bel po'. Io, come sai, sono 2 settimane che non esco. Poi Ares adesso c'ha sta pure caviglia rovinata completamente. Non si può fare niente. Devo vedere se magari riesco ad andare io da lei, perché sennò non ci si muove qua. Oh, finalmente. Grazie, 8 minuti di sfuggita. Che palle. Che palle. Ancora, basta. Scappo di là. Veloce, veloce. Era andata a fare l'insulina. Se mi hai detto qualcosa l'ho sentito. Non ti preoccupare, baby. No, non avevo detto niente di particolare. Avevo solo detto i giochi che conosco di auto. Il tutto comparto di giochi d'auto. Non ti preoccupare. Non ho detto niente di che. Non ti sei perso praticamente nulla. Sono giusto fuggito per 8 minuti. E per le prossime live. Sì, Need for Speed lo conosco. Ah, bene, voce. Sono contento che lo conosci. Sembra avere del potenziale. In teoria sì. Spero sia bene. Si sta facendo sentire poco anche da me, voce. Quindi non saprei dire. Ha detto che mi doveva mandare le foto per le cose che sono arrivate, ma non mi sta facendo sentire. Mi sta dicendo nulla. Quindi vediamo un po'. Sì, ha del potenziale, ripeto, proprio per il suo aspetto ha del potenziale per me The Crew, proprio per il fatto che puoi fare tutto Ultimate. Forse è questo perché della Black Edition, della cosa versione limited di la Black Edition, non lo so, ripeto, non so cosa aggiunge. Cash 5.500 lo posso prendere, e io lo prendo, posso. Ok, buono, abbiamo preso il motore almeno. Buono. Sono contento comunque, passate anche per se live. Cercherò di proporre al pomeriggio, ovviamente, ove possibile, quando faccio le live al pomeriggio, vedete Most Wanted. Most Wanted è bello. Ma nel senso, per voce che dice che lo conosce. Abbiamo parlato poco fa, appunto, rimane uno dei miei titoli preferiti. No. Circuito. Ok, perfetto. Così non vado fino a lì perché non ho voglia. Adesso col motore, minchia. Vediamo se riusciamo a ottenere la macchina di sogni. Anche se quella Golf non dovrebbe avere neanche tanti potenziamenti. Forse è giusto il motore e la trasmissione. Non dovrebbe essere così tanto potente.
se volete chiedermi robe comunque sempre del mondo nerding, volete parlare di qualcosa, non fatevi problemi. Per tutti quanti, ovviamente. Ma come sgaso, ma come sgaso. Wow. Scorciatoia tutta la vita, perché questa è una delle migliori, perché ci fa guadagnare veramente tanto tempo. E poi sono delle pippe all'inizio. Veramente tanto delle pippe. E la tenuta di strada, se devo fare una review sul gioco a livello di gameplay come gioco d'auto, è molto buona. Tra virgolette realistica, sì, abbastanza. Si sente molto bene il peso dell'auto nel gioco. Non è troppo randomico. L'uccello scatti un pochino. No, come scatto? O solo io che lo faccio apposta, non si sa. Magari sono io che lo faccio apposta per te. E la musica? Ma perché a volte la musica non parte? Non è che la sento bassa io? No, non c'è proprio. Non ho capito perché a volte. Ha una grafica della Madonna, è vero? Si mantiene bene e i veicoli sono fatti molto bene, anche se ovviamente i danni sono molto ridotti, perché si rompe giusto il vetro e la macchina ha una bellezza, però è fatto molto bene, questo è vero. Dopo. Però sì, regge bene il peso degli anni, se devo essere sincero, ora che ci sto rimettendo le mani. Perché comunque è comunque un gioco di guida, non è che deve essere chissà cosa. Anche un Gran Turismo lo ci può rendere, però dipende che Gran Turismo. Perché purtroppo in altri... Ciao Marx, ben arrivato, come va? Perché in alcuni Gran Turismi si sente più che altro il peso degli anni, il fatto che la guida non è al massimo, non è eccellente in generale. Quindi magari a volte quando devi curvare fai la fatica, poi soprattutto che c'è sotto l'indicatore del peso ste robe qui, ecco, a volte magari non è il massimo. È un must have, sì, questo sì. Questo secondo me è un must have come gioco di corsa in generale. Secondo me sì. Sono contento di proporvelo, comunque di farvi vedere com'è. Anche per chi non lo conoscesse bene, non l'ha finito, eccetera, eccetera. Addirittura la partenza perfetta. No, la Renault Clio, cittone di merda. La Renault Clio è fortissima. Quando ti presenti in ufficio, te come stai? Abbastanza bene, mi riprendo dal raffreddore quasi del tutto passato, ne sento ancora un po' gli effetti tipo sbornia da ubriaco, perché quando comunque mi alzo mi sento abbastanza stordito e poi ho anche una tosse un po' prepotente a volte, si sente che ce l'ho ancora, però vabbè, meglio, sicuramente meglio, grazie. E la musica non c'è. O si sente piano o non c'è. Un pochino sì, Marro, un pochino sì, ancora non sto tanto bene. Però vabbè, non vi preoccupate. Beh, giustamente, Marx, giustamente. Ma guarda, piuttosto, almeno mi sono divertito la sera prima. E invece no. Ah, volevo fare il giro perfetto, niente. Forse per quello, Marx, guarda. Forse per quello, non vi preoccupate per le live, cioè ci saranno comunque al massimo avviso. Come vedete ho sempre fatto anche 2 live al giorno, quindi diciamo che sono parecchio presente. Cerco di dare la mia costanza e la... Musica in sciopero, sì. La musica è veramente in sciopero, si è preso un periodo di vacanza. Se no la metto io da PC, se è... Piuttosto la tolgo io e la metto io da PC. A sto punto. Però... Se non... Cioè, se proprio ne sentite la mancanza, se no fa niente. No, fa niente, non la mettiamo e buona lì. Perché veramente dovrebbe esserci, ma prendersi stop a caso. Ok. Che mi racconti, Marx? A parte le giornate pesanti d'ufficio, tra l'altro adesso c'è il weekend, quindi immagino tu ti possa riposare. Hai costruito altri Lego Star Wars? Fatto qualcosa di nuovo? Tra l'altro il trasloco com'è andata? Vi siete trasferiti? Voce, a lei piacciono i giochi di guida? La sua limitata conoscenza di videogiochi? Nel senso? Cioè, nel senso, ti piacciono comunque da poterci mettere mano e giocare o proprio zero? Perché comunque è un genere effettivamente videoludico, tutto qua.
Ah, bene, bene, Marx. Come ti trovi? Casa più grande? Una connessione migliore? Telmi, vedi che io mi ricordo le cose dei miei follower perché ci tengo. Anche voi vi ricordate le cose mie, almeno spero. So quanto alte le cazzi. Quanti alti i cazzi. Vedi? Aspetta. Sì, c'è una musica, ma è molto bassa. Vai, dobbiamo fare l'autovelox. Bisogna superare il tot di chilometri orari per vincere. Molto belle le gare, in realtà, perché sono cumulative. Cioè, ci sono le gare autovelox dove ce ne sono un tot nella gara. Il totale di chilometri orari, chi ce l'ha più grosso vince. Più alto, scusate. 208. Ok, perfetto. Va bene. Cos'è, Sonia è già pronto? Mandagli. Mamma mia! Sogni è già pronto, va bene. Sogni. A noi due. Aspetta che. Sogni. A noi due. Sapete perché sto facendo casino? Perché lì mi dice due, ma per il pad non ho capito. Questo qui. Niente, premo due. Devo premere due dalla tastiera. Cazzo, è ridicola sta roba. La connessione fa schifo come prima. Grande, Max. Ma ti vogliamo bene uguale, almeno io sì. Quindi non ti preoccupare. Che belle le cutscene di entrata dei. A tema con le foglie che cadono dell'autunno, hai visto? Yes! Sì, ma no. Sonny c'ha il noso. Ci sono i disturbed. Aspetta, aspetta. Me li alzo nelle orecchie. Perché mi piacciono un botto i disturbed. Si sente molto bassa. Aspetta. Vediamo se riusciamo a. Ah, è vero che c'è anche il performance tuning. No, è vero perché non abbiamo potenziamento. Allora, facciamo così. Alziamo. Game music volume. Proviamo a metterla un attacco in più. Vedete che gioco non mi rilassa. Se gioco io lo faccio solo tanti testa coda. Vado a sbattere contro tutti e sbagliare. Come nella vita vera. O nel senso. C'hai raggio, c'hai raggio. Come non capirti? Yes! Non ce le scrivo di merda, ma sì, tranquillo, non ti preoccupare. Se non mi copre la voce sono contento. Ma levati i sogni, non sei un pro. No, ma quello lo capisco anch'io. Alcuni giochi mi piacciono molto di più da vedere come le Battle Royale. Più per far schifo nelle Battle Royale mi annoiano da morire. Proprio un gioco che non vedrete forse mai nelle mie live perché mi annoia. Pam. Pam 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 pam. Che bello è su disco. E 10,000 Fist è bellissimo. Speriamo di vincerla la macchina. Solo che già i circuiti così mi stanno sulle palle perché sono lunghi. Poi magari lui fa il recupero enorme, è vero, però che palle, 2 minuti di gara di circuito. Perché non perde neanche frame, bellissimo. Veramente rende molto bene. Però anche per la live renda 1-1 come lo vedo io. Comunque si veda bene. Anche per l'audio. Adesso mi sono alzato giusto la musica perché ci sta. Niente di più, la musica è figo. Mi aspettavo che in realtà fosse esageratamente alto.
Perché quel mixer l'ho abbassato a 30, mamma mia. È uno di quei giochi che non mi aspetto sia così alto. Anche gli emulatori c'hanno sto difetto. Sono veramente sparati a 1000 l'audio, non so perché. Sarebbe utile per far incazzare i vicini che hanno il cane rabbioso. E allora dici, ah, si è ribaltata. Qui c'è il cane rabbioso. Certo, questo gioco dovesse usare la sua colonna sonora. Infatti io ho alzato la musica. Per quello dicevo, se si sente bene sono contento, perché la colonna sonora fa parte del gioco, come anche il rumore dell'auto. Eh no, Sonic che mi batta all'ultimo così, no, però. Ma che merda da auto. Rifacciamola, bene. È per questo che mi annoiano le gare così, mi annoiano da morire. Perché la macchina non è comunque potente. E non c'ho voglia ovviamente di rifarle. Vabbè, rifacciamo. Appena fai una curva un pochino così, figa, non accelera. Na 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 na. Troppo poco potente, però. Avrei dovuto fare altre gare, ma le avevo già finite. E rifarle per guadagnare soldi mi scoccio un po'. Cerchiamo di prendere più distacco dove posso. Yes. Sono di merda, sì, veramente. Perché non posso spararli? Perché non posso tirare fuori l'Uzi e spararli alle gomme? Non si può. Che palle. Quando la mettono sta future? In una possibile remaster per PS4? Mi danno le armi così sparo? Che palle. Perché vedi, hai visto, alla fine ho girato bene, però mi recupera. Grazie al cazzo. È controllato dalla CPU. Perché la macchina è quella che è. Però vedi, ci sono anche gli effetti del tempo. E questa era un'aggiunta appunto per Most Wanted, dato che... per chi non lo sapesse, ma penso che lo sappiate tutti, Underground 2 era solo di notte, senza grandi agenti atmosferici, o comunque con il fatto che era buio si notavano un po' meno. Invece Most Wanted c'è una feature a livello grafica, ovviamente le macchine più modellate, più fatte meglio, e il tempo. Il tempo che... possiamo dire che influisce, perché effettivamente la pioggia, soprattutto con gli inseguimenti della polizia, influisce abbastanza sul modo di scappare. Alcune gare sono anche ambientate con la pioggia e appunto c'è il sole, nel senso ci sono questi agenti atmosferici che comunque influiscono sulla grafica. È una cosa molto caruccia. Adesso l'ho lasciata abbastanza indietro, porca miseria. Non deve rompere i coglioni Sonny. Poi ripeto, mi è andata la Cobalt. Io su PS2 mi ero preso la Golf. E cazzo. Anche quando ci ho giocato così per provare se andava l'emulatore, mi ero preso la Golf e non mi ero preso la Cobalt. Non so perché mi hanno dato 5000 in meno. Mi sembra strano. Cioè, ti sbloccano la Golf e ti dicono, puoi scendere queste macchine, però la Golf non puoi prenderla. Ma allora sei stronzo. Non farmela vedere, scusa. È ovvio che poi voglio la migliore. E la migliore è la Golf. Infatti ce l'ha il primo della Blacklist, il quindicesimo, però Sonny. Che ganzo. Arrivava da dietro, mi bruciava. Tipo 700 all'ora. Yes. Guarda te, e poi ti lamenti che ti odiamo, Sonny. Poi ti lamenti che... Porca puttana, mi faccio esplodere questo. Fanculo, Sonny. Mamma mia. Mi spiace di dover già andare, ma domani devo svegliarmi prestino. Aiuti il mio maestro per lezioni di... Ah, aiuto.
Non posso capirti perché giustamente sei tu che fai queste robe qui molto particolar, però siamo con te, voce, siamo con te. Grazie comunque di essere passata a farmi un salutino, ti voglio bene, buonanotte. Riposati, eh. Ci sentiamo domani in caso. Ovviamente poi dopo vorrei venire, ci organizziamo come sempre. Ma bastardo. Perché qua non puoi fargli danno, perché se comunque tu li tamponi da dietro non gli serve un cazzo. Funziona solo con le auto della polizia. Se tu tamponi gli avversari non serve a niente in suo gioco. E questo anche un po' non mi piace. Grazie, grazie mille, voce. A domani, buonanotte. Spero che comunque tu ti stia dando da fare per i tuoi progettini e le tue alloranze. Jump! Che jump! Dai, almeno fino al 14 ce la riusciamo a fare stase. Sì, abbiamo già fatto un'oretta. Ho preso il Kamisun, quindi almeno fino a Taz ce lo dobbiamo fare. Almeno fino a lui. È la prima a casa. Yes, incrociate le dita. Oh, tutti. A sperare di ciurargli la macchina. Capito? Che è sempre negli ultimi tre, qua a sinistra. Eh? Mi raccomando. In realtà è buona anche la cosa delle prestazioni. Ma mi raccomando l'auto. Tra questi. Che questo è il momento cult del gioco. In realtà non so le gare, è questo il momento cult. Puttana Eva. Allora, cosa facciamo? Partiamo al centro? Marro, partiamo al centro? Ecco. Ecco. Oh, mamma mia. Iniziamo bene. Questa. No! Merda. Vabbè, ci abbiamo provato. Niente macchina di sogni. Fanculo sogni. Spavento, che spavento l'audio. Quello non è gestibile, è per forza alto. Non dipende da me. Sana Eva. Niente, quindi devo già potenziare l'auto per forza. Perché sennò ci troviamo in difficoltà nelle gare subito. La trasmissione c'è, 18.000. Potenzio tutto. Abbiamo pochino. Compressore? No, dovrebbe essere di base. Sì, perché ce l'ho già di base. Ci tocca mettere la transmission. Per forza, perché sennò non riusciamo ad andare avanti. Quindi, così. Poi vediamo. Riusciamo a mettere il NOS? Riusciamo a mettere il NOS volendo. Perché mi sa che sta auto, se non prendiamo quella di Taz, ci tocca portarla avanti. Ci tocca portarlo un po' avanti. Io direi... no, vabbè, No, aspetta. Allora. No, non voglio prendere sospensioni. No, questo fa tutto. Ah, che palle. Minchia, che comandi a culo. Perché col pad ha tutti i tasti fottuti, non so per quale motivo. Allora. Questo. No. Questo. Ok. Al massimo le gomme. Non posso prenderle. Va bene così, Così. Ok, va bene così. Oh, iniziamo sempre con le pietre biliari. Perché c'è siccome anche lo sbattimento della taglia, iniziamo con l'autovelox. Ci sono i Bulletin for My Valentine. A me non sono mai piaciuti. Non so a voi. Non mi piacciono particolarmente. Uno.
No, e dopo le curve. Oh, che palle. Devo fare la per forza così e non saltando, perché sennò la velocità non è abbastanza. Palle. Ok. Ottimo. Sì, sì. Mi interessa della tua vita, stronza. O chiunque abbia chiamato. Allora, fammi controllare. La taglia è a 50.000. Noi siamo a 29.000. Minchia, ci tocca un bel po' impegnarci. Allora, iniziamo così. Andiamo a fare tutti gli obiettivi. Salve, signor poliziotto. Salve, signor poliziotto. Del culo. Allora, 1.100 di proprietà, cioè 15.000 di proprietà, poi l'altro non l'ho visto. Sarà un tot di taglia nell'inseguimento, poi con la destra non vedo. Vabbè, 2 su 3. Ah, un tot di auto in inseguimento, va bene. A posto. Sto già scappando, non va bene. Mi fermo, aspetto. Ma sono qui, non rompere le balle. Ok. È rilassante, dai. Ciao. È sempre divertente, mi rilassa. Eh sì. Mi sono sempre divertito con i poliziotti. Dai, che ancora voglio giocare, dai. Devo fare anche 15.000 di distruzione della città. Cioè, distruzione. Com'è che Vilma chiamata in italiano? Cosa dello Stato lì? Auto livello 2. Fan cacare, perché sono solo dere, non mi piacciono. Tanto che ci siamo. Ma sì, cazzo cene. È già scappato? O sono riuscito a fare tutto? Ah, eccolo lì, salve! Lei è quello che mi seguiva prima? Non lo so. Li vado addosso per simpatia. Dove va? Cosa fa? Basta andare dritto, non si preoccupi, non si agiti. Ah no, le ho fatte le altre robe. Ah, ok. Quindi posso anche scappare. Il problema è che devo arrivare comunque a 50.000 di taglia. Quindi comunque me li devo portare appresso un po'. Livello 3 di auto ancora della polizia non l'abbiamo sbloccata. La priorità. Perché dobbiamo andare avanti con la trama. Con la trama. Parolone. Vediamo come la prende se vado di qua. Vediamo se mi segue ancora. Bravissimo, mi ha seguito. È intelligente. Oh, i 250 li tocchiamo. Ah, toccamelo tutto il 250, dai. Ma le sirenette? Eh sì. Io, Nino. Che danni alla proprietà incredibili. Nino. Vabbè. Bravissimo. Povero. Non tornerà a casa dalla sua famiglia. Mi spiace un po'. Ah, eccolo un altro. Salve. Arrivederci. Mi ha seguito, bravo. Ah, di poco. La manovra pit, quella che disegnavano su San Andreas. Non posso guardarvi dietro con la...
Eh no, infatti questo qui è lo slow motion, che non mi serve. Ok, ottimo. Dobbiamo fare più taglia possibile, eh. Dobbiamo tipo farne... Eravamo a 29.000. Ecco. Se facciamo 30.000 va bene. O altri 20 va bene uguale. E tanto ci portiamo avanti per quelle dopo. Contate che alla fine dobbiamo arrivare almeno a 3 milioni. Quindi fate conto voi. Yes. Ok, mi inseguono ancora. Buono. Filati fisso. Ciambellone. Ok. Eccomi. Perché sennò non riusciamo più che altro. È una calamita naturale. Una calamita. Anche una calamita, perché no? Attiro tutto. No, ho sbagliato. Almeno c'è più di ansia così che ti stanno prendendo. Boosted, boosted. Un altro ciambellone per te. Non l'hanno preso. Buono, buono. 21.000. Perché abbiamo fatto anche il tempo. Perché ce le possiamo anche togliere dalle balle. Ok. Passano un nascondiglio qui, se non mi ricordo male. Dove? Sì. Spawna. Questo qui spawna così? Sei un criminale, tu. Il primo posto di blocco della nostra vita. Lo evitiamo allegramente. Me ne sbatto. Adesso voglio fuggire perché abbiamo fatto il nostro. Anche qui l'acqua è fatta bene. Sì. Sì. L'avevo detto prima, infatti, che... Le condizioni atmosferiche qui cambiano anche un po' lo stile di guida, proprio perché l'acqua influisce un pochettino sullo stile, soprattutto con i poliziotti. E sì, concordo. E questo è il rifugio. Ce l'abbiamo fatta. Yes. Adesso ci manco le gare. Abbiamo fatto 72.000 d'Italia. Ottimo. Così siamo avvantaggiati anche per quello dopo. Iniziamo con queste. Lo sprint, perché è quella che mi piace di più. Quella più facile. Quella più diretta. E spesso e volentieri anche perché dura meno. Di poco. Ok, forza. E vabbè, ma questi sono più veloci. Sono più forti. Aspetta che prendo la pistola nel porta... Nel portoggetti. criminali. Vedi che influisce un pochino l'acqua. Mi fa slittare un po' di più. Poco poco, però è fatta bene più che altro. Cioè è bello graficamente. Vedi? Sbattere su di loro non serve a niente. Anzi, gli avvantaggi perdi tu velocità, quindi... Sei all'occhio. Ovviamente il mio personaggio è chiamato Nem. Figurati.
N-E-M. Vai. Vai che mi recupero tutto, bitches. Adesso rifacciamo anche una bella sorpresina, sti stronzi. Mica li blocchiamo. Yeah. Uno lo becca sicuro. Tutti, tutti. Oh, sono scappati. Buono, buono. Buon per loro. Quella c'ha l'Audi, quindi è una macchina un po' più potente della nostra, di livello superiore. Ma conta come guidi. Sono della mia corsia, sono un cittadino modello. Vi state rilassando? Nel senso vi rilassa questo. A me sì, devo dire che mi rilassa Need for Speed. Cioè, è distensivo. Mi distendo, divento marmellata. Di poco. Mi ci sto immergendo. Sono contento, Maro. Sono contento. Ho detto che vi piacciono. Cioè, ovviamente me l'hai detto tu. Però comunque sono contento. Piacciono le cose che faccio. Mi fa piacere perché sono dei giochi validi. Che ci sta di tanto in tanto. Cioè, non è perché li sto facendo io. È che ci sta di tanto in tanto farli. Cioè, dà un po' quel mood un po' storico. Perché comunque, ripeto, parliamo di un gioco del 2005. Cioè, parliamo di un mondo abbastanza passato, se vogliamo, di giochi che magari anche ad oggi, anche magari giochi di corse, non è che sono più frenetici, però li intraprendi con una direttiva diversa, secondo me. O comunque ci sta semplicemente farli proprio per fare un bel tuffo nel passato, quando giocavamo a questi titoli noi 10 anni fa, 5 anni fa, eccetera. Quindi ovviamente tutto prima di Twitch. Ed oggi avrebbe un successo clamoroso, concordo. Sono contento di farlo, allora. Perché non stanno arrivando le big views, allora? Come lo ebbe all'epoca, è vero. Questo è vero perché, appunto, è il fatto che introduceva la polizia, no? Quindi fece, mamma mia, c'è la polizia, devi scappare, fai il criminale. Come GTA all'epoca, no? Però in maniera diversa, perché si parlava di corse clandestine, poi c'era il mondo di Fast and Furious all'epoca. Quindi, insomma, era tutto quel bel periodo in cui effettivamente noi all'epoca vivevamo queste cose qua. Le sentivamo tanto, no? Perché andavamo alle medie. E quindi parlavi di questo film o del gioco il giorno dopo la scuola. Ed era una cosa bella. Adesso magari parlano di tutt'altra roba i giovani. È un altro tipo di epoca, proprio perché è un gioco di 13 anni fa. Non pochi, insomma. Quasi metà vita fa. Volevo passare in mezzo, volevo fare il fico. Parlo di fighe e droghe. Che bello, Vivi, che bello. Spero che possano parlare anche di altro, se no sono un po' dei menomati, ecco. Mi fa molto piacere sapere che magari parlano di quegli argomenti, ipoteticamente parlando anche. Per quello, ripeto, i discorsi tipo sulla Games Week, eccetera, dovrebbero spostarsi su altre direttive. È per quello che anche a me piace fare tanto questi tipi di giochi un po' old school, proprio perché ci sta a riviverli dei ricordi, dell'esperienza. È divertente. Mamma mia, come accelerazione, come siamo messi male comunque. E cacchio, c'è una ripresa che è veramente un po' brutta. Ai tempi si aspettava il sabato sera per i vari film, si scambiavano figurine e si faceva decadere giocando di Tomb World. Vabbè, perché tu eri un cinture di merda. Però il discorso è quello, sì. E il sabato sai come lo aspettavo io il film? Dopo il nuoto. No, la perdo. Ecco, questo mi rode il culo per la storia delle auto. L'ho persa. Questo mi rode il culo per l'auto. Per quello volevo la Golf. Puttana Eva. Dov'è restart? Ma non volevo fare questo, non volevo fare restart.
Vabbè. Se no facciamo... Vabbè, facciamo quella a tempo, dai. Aia, l'audio. Sì, anch'io. Io lo aspettavo perché facevo nuoto e praticamente finivo circa alle 6. Allora, io mentre nuotavo, nei vari momenti più rilassanti, più distensivi delle 10 vasche, soprattutto in quelle d'orso, pensavo al film che ci sarebbe stata la sera, dopo che guardavi la pubblicità durante la settimana. C'era magari il film di The Mask, io pensavo a quello, magari al fatto che magari... il pomeriggio, perché prima di appunto nel nuoto facevo la spesa, magari avevo visto qualche gioco interessante o avevo quella mezz'oretta per giocare alla PlayStation, o magari pensavo alla domenica che avrei giocato alla PlayStation perché magari i compiti li avevo svolti e cose così. Era un bel momento, lo ricordo ancora un po' con nostalgia e contentezza. Che erano proprio settate in quel modo le mie giornate, soprattutto nel weekend. E magari la domenica, se capitava, se andavo a Milano 3, dove appunto andavo con la bici o giocavo a pallone con i primi che capitavano. Quindi non è che avevo amici che mi portavo, se andavo con i miei genitori. No, c'erano magari dei bambini che giocavano e giocavo insieme a loro. Questa cosa qui non è più replicabile, un po' mi dispiace. Dopo i compiti erano lì per... Sì, è che io facevo la spesa. Come tuttora il sabato è sempre il giorno della spesa, perché se andava al Carrefour, faceva la spesa, tornava a casa, e verso le 4:30 dovevo andare perché avevo la lezione di nuoto, avevo quell'oretta lì e la usavo per quello. Era proprio quello il mio mood del sabato. Poi la domenica spesso e volentieri mangiavo anche la pizza e le patatine che rimanevano la sera prima, o latte con i cereali, e guardavo i cartoni, poi i compiti se magari me ne erano avanzati, e poi ero svago, trovavo sempre qualcosina da fare comunque, o giocare la play, o poi quando magari sono diventato più grande il computer, cose così. E anch'io, perché c'era il GameStop per quello, come questo e tutti gli altri che ho preso, li ho presi là. Però era bello perché tipo i miei magari mettevano a posto la spesa quando ero più piccolo, giustamente non avendo la forza necessaria per fare le borse, no? Allora io, cioè, ci mettevamo lì e dicevo, vabbè, io vado al GameStop, quando finite passate lì davanti, no? E io allora passavo 20-30 minuti lì al GameStop e guardavo tutto, magari c'era all'epoca, questo ovviamente non c'è neanche più in quelli moderni, la possibilità di giocare alla PlayStation lì, perché mettevano il gioco demo che usciva nel periodo e ti facevano giocare. Allora magari provavo qualcosa, giravo per i giochi, vedevo magari roba nuova, così ho scoperto God of War. Vedevo magari della roba nuova che non conoscevo, poi me le cercavo, magari con gli amici ne parlavo e cose così. Era bello. Ed era il periodo del 2005, per dire. Contro altri, vedi, i ragazzi facevano la fila. Sì. Molto bello. Era un bel momento. Peccato, eh. Ti viene un po' il... Amarcord, no? Proprio l'effetto nostalgia e... È bello. Adesso ci sono altri impegni, altri interessi, anzi, interessi che si amplificano. Altre questioni, però... Diciamo che quella trasversalità cerco di portarla tuttora appunto nello streaming, diciamo. Ma molti ne abbiamo saputi sfruttare, concordo Marro, infatti io... Tuttora più che per rammaricarmi di certe cose, è per quello che dico, c'ho sempre da fare, proprio perché... Se magari all'epoca... Quando appunto ero più piccolo, all'epoca di Most Wanted, non ho giocato molti titoli, li voglio recuperare adesso. Io quel tempo lì che voglio recuperare lo voglio fare adesso, per non avere rimpianti ulteriori dopo. Per quello che penso sempre c'ho da fare, proprio perché mancano le letture che magari uscivano all'epoca, perché all'epoca non ero appassionato di fumetti, leggevo Dragon Ball, però non leggevo Spider-Man, non sapevo recuperarlo, non sapevo delle fumetterie, non sapevo niente. Perché le mie informazioni erano quelle che erano. Anche magari giochi, come abbiamo parlato un'altra volta quando c'era anche voce Iris, no? Che abbiamo parlato di Final Fantasy. Ecco, per esempio, anche quello. Le sto recuperando adesso, per dire. Aia, News Channel 22 di merda. Mai visto il tuo telegiornale. Però era bello. E adesso voglio evitare di perdere tempo in quel senso. Per quello
tra virgolette faccio un po' finta di essere oberato, proprio perché penso a quei momenti e dico, però io tante cose non le ho lette di quel periodo, non ho giocato tanti titoli, mi mancano tante informazioni, quindi ci lavoro su. E certe cose le voglio proporre in live, come questo gioco, ma come altri che magari sono un po' più recenti, anche nel 2012-2013. Magari alcune cose le ho giocate, magari alcune no. Come è stato Lego Marvel Super Heroes, è stata una blind run, mi è piaciuto, mi sono divertito. Tra l'altro mi sono già recuperato il 2, l'ho settato in italiano, dovrebbe partire, quindi prima o poi faremo anche quello. Sono tante cose da fare e... è bello vivere la vita da questo punto di vista. Spero che anche lo streaming possa aiutare voi, me, ad andare in una direzione di... non di spensieratezza, ma di vita che può costruirsi di giorno in giorno. Perché anche lo streaming si costruisce di giorno in giorno con lavoro, con impegno. E mi piace fare in modo di unire tanto la mia vita personale con quello che c'è in live. Quindi anche tipo del dire, ma non ho giocato un gioco, lo faccio live. O se ho giocato un gioco, ve lo dico. Cioè, come siete un po' i miei confidenti in qualche modo, un po' collegare il mio passato con il vostro, come a volte, come adesso mi dite, tipo Marro dice, queste cose qui ce le facevamo all'epoca, vi ho raccontato ad esempio le mie giornate tipo del weekend, del sabato che facevo nuoto, cioè, mi piace condividere queste cose con nello streaming. Tutto qua. Mi è venuto l'effetto nostalgia. Lo sento molto, lo so perché. Grazie, Most Wanted. Vediamo se riusciamo a scappare adesso. Perché porca miseria, non ho più bisogno di fare le cose della taglia della police. Guarda, sto andando dritto. Non è vero, scappo. Scappo via. Adesso lo rompo sempre per sicurezza. No, potevo rompere anche... prima si aspettava il sabato per la pizza, per i cartucci specifici di trasmissione di film di Dragon Ball. Sì. E io perché ero fan di Dragon Ball fin da bambino, per quel motivo. Infatti il mio preferito qua rimane quello dell'arrivo di Bojack, il pirata spaziale. Assolutamente. E anche la storia di Tapion, perché è molto figa quella di Tapion. Eh sì, Marro. Infatti... era bello per quello. Cioè, non è che era bello per quello. Era... il mondo della vita che avevamo quando eravamo piccoli. Del non pensare a determinate cose. Tra virgolette, neanche tanto spassarcela. Perché un po' ti prendeva la cosa dei compiti. E il fatto di aiutare dei genitori. Facevo aiutare spesso da mio padre per le cose di geometria. Queste cose qui. Tra l'altro, hai visto che il fumo è rimasto. Ancora non è sparito. Quindi... era semplicemente un altro tipo di mood. Cooler? Anche a me piace Cooler, sì. Proprio Fisco, Broly, Bojack e Tapion. Perché la storia è più figa, nel senso, amante della fantascienza, gli arriva un pirata che conduce, pirata spaziale, porca miseria. Insomma, ha unito le mie due cose, fantascienza e pirateria, non so cosa dire, figo. Poi perché appunto era un torneo. Sì, Broly penso che piaccia bene o male a tutti perché era quello che metteva veramente in difficoltà i Saiyan, per non dire che li ha massacrati. Nel senso, come storia, il Super Saiyan leggendario, cioè aumentava ulteriormente, cioè ovviamente ne pensiamo a posteriori da fan che vogliono parlare di cultura nerd, come spesso cerco di fare io nello streaming, parlandone a posteriori, era quello che aumentava la lore. Come anche il film che deve uscire nuovo di Broly, getta tanta luce sul passato di Goku, eccetera, eccetera. Quindi, ulteriormente aggiunge quel fattore di lore del mondo di Saiyan. Ed era una cosa da non poco, mentre le altre saghe, tipo anche quella del Dottor Gelo, quella di Garlic, sono buone, però sono normali. Oh! Vivi, grazie di tutto, grazie di essere passato, caro, e buonanotte. Spero comunque tu abbia avuto anche tu un buon revamp dei tuoi ricordi, insomma, un po' di amare ricordo, un po' di nostalgia e asciugati le lacrimucce come faccio io. Buonanotte, Vivi, buonanotte, a presto. Sì, sono contento, aiuta per questo anche le live. È stato molto divertente.
Grazie, ha veramente apprezzato. I appreciate it. Sono contento, Vivi, sono contento. Mi fa solo che piacere, davvero. Buonanotte, buonanotte, buon sabato in caso. Comunque buon weekend, eh. Mi raccomando, passalo bene, divertiti, svagati. E come dico sempre, stay nemeriani, stay nerd, impegnatevi nelle vostre robe. Mi raccomando, giorno per giorno. Lo sto facendo io con le live, potete farlo anche voi, ragazzi. Quindi... Arro, ormai è diventato... È diventato veramente la personificazione di una persona squisita. Che proprio segue le live, saluta tutti. Proprio lo vedo partecipe e mi fa davvero piacere. Anche se non ci conosciamo di viso, non ci possiamo conoscere più di tanto. Apprezzo davvero quello che fai, Maru, per la chat, per me, per aiutarmi per le live, sia come mod sia no. E comunque, se ovviamente tu non apprezzi una cosa che faccio o non ti piace ciò che dico, me lo dici tranquillamente, lo so. Quindi mi fa piacere questa cosa qui, perché sei comunque sempre sincero. Dico, era Hachiyak. Oh cacchio, non me lo ricordo. Vabbè, Janemba, poi ne stiamo parlando di Janemba. Porca miseria, Janemba quando si trasforma è fighissimo. È fighissimo. Penso che tuttora, come villain, è uno di quelli che mi piace di più a livello d'aspetto. Janemba trasformato, ovviamente. Penso sia uno di quelli che mi attizza di più. Ah, sembra anche Bojack. Comunque Bojack quando anche lui si trasforma, o anche prima con la bandana e il giubbotto, è figo. Però quando si trasforma è... è un mostro. Per fortuna c'era Gohan ancora forte. Per fortuna c'era ancora Gohan all'epoca, quando ero P. È diventata una pipa perché ha pensato alla fica. E non l'avrebbe fatto alla sua età. Aspetta, parcheggio. Aspetta, aspetta. Guarda, mi parcheggio. Sono parcheggiato. Esco dall'auto, vado via. Dovrebbe passarmi. Cazzo, 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 cazzo. Passato di là, merda. Ed è il mio modo per ringraziare le volte che vi consolate. No, 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 ma figurati. È friendly. Ma infatti, cioè, tu non è che devi leccarmi il culo. Cioè, se una cosa non ti piace, ve la dici. Per quello ti dico, vi va bene. Perché giustamente non è perché sei mod, allora abbiamo parliamo in privato e devi dire no, Neme è bravo, di qua dire. No, 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 è una cosa sincera, quindi mi piace proprio. Cioè, mi piace questo rapporto che si va a creare in chat, Marro, come vedi. Passa gente, passano altri streamer, provano a piacere a stare qui. Io sono solo che contento di avere gente come te, come gli altri che chiacchierano e mi permettono di fare questi tipi di live. Quindi ripeto, staccatevi dall'abitudine, dedicatevi alle robe, non perdete tempo. Fate come me. Cioè, se io mi sto impegnando per live, potete farlo anche voi, l'ho sempre detto, perché è una cosa di ogni giorno. Ah, sto proprio bene, stasera... mi sento proprio... easy, proprio... non so. Poi finisco e mi sento tipo che il raffreddore mi ritorna, però vabbè. Janemba era Janemba era invincibile, letteralmente, perché Janemba era stato creato per far in modo che... mi sono rigenerato, sì, è la live, sì. Ho detto, io ne sento beneficio e ripeto, mi annoio senza la live. Mi piace farla proprio per arrivare a incontrare gente, sentire pareri, eccetera, proprio perché... è uno stimolo in più a fare le cose. Perché comunque ci sono persone che ti parlano, provano considerazione per te. Quindi non è bisogno di essere affetto. Sì, va bene, basta. E quindi è proprio un fattore di fare le cose, semplicemente. Io vorrei almeno farvi il quarto stasera. Ho preso già l'una, porca troia. No, che devo leggere perché ho iniziato Claymore. Che ho quei numeri di Claymore da leggere, poi dopo mi perdo. E per domani, ripeto, tanto al pomeriggio ve lo beccate, mosso avanti da sto punto. Lo facciamo al pomeriggio, ci facciamo la serie, buona lì. Alla sera poi ci penso, se ovviamente Voce vuole venire anche solo lei, piuttosto che Iris, a chiacchierare anche l'altra volta. C'è stata principalmente lei. Chiacchieriamo volentieri, siamo amici. Avete capito ormai come passa la storia. Quindi volentieri. Janemba era invulnerabile solo all'inferno. Infatti combattono lì. No? Il posto delle bubblegum non è praticamente nell'inferno? Ma tu sai che comunque combattono... cioè, devono trasformarsi in Gogeta. Tra l'altro quando diventa Super Gogeta, che è il più forte, prima che arrivi... perché tra l'altro non so se effettivamente Super Saiyan è più forte in VGQ o Gogeta.
Io penso Super Gogeta per via della tecnica del polverizzatore, che era la mossa più forte di Tenkaichi 2, dove shottavi letteralmente un nemico, perché lo polverizza letteralmente. Infatti grazie solo a quella mossa lì lui ha battuto Janemba, perché a livello combattivo erano pari. Si è dovuto inventare quella tecnica per disintegrarlo letteralmente. Janemba è uno di quei nemici che sconfiggendolo non esiste proprio più. Non è come Freezer che si rigenera 700 volte. Dall'altro, un po' me lo sono sempre chiesto, non so anche voi, fan di Dragon Ball e meno, perché Akira Toriyama c'ha questa grande fissazione di Freezer? È figo, non lo metto in dubbio, ma perché lo deve cicciare 700 volte, viene ucciso e viene riformato? Io me lo sono un po' chiesto. E poi mi va bene, perché mi piace. E che palle. Ah, quando si prolungano così, soprattutto all'inizio, mi danno fastidio. Mi danno fastidio quando all'inizio. Ah sì? E non lo sapevo sta roba. Allora ecco perché c'ha questa grande Freezer. Anche a me piace molto Freezer, per l'amor di Dio. È proprio chi a Beta Freezer, quando c'è, incontriamo anche il padre, c'è Trunks, va bene, si collega tutto. È anche un modo per far provare la forza di Trunks. Va benissimo, perché Trunks è del futuro, la sua lore, l'ho sempre detto che mi piace. Anche per il fatto che appunto c'è in Dragon Ball Super subito. C'è il collegamento col futuro, e tra l'altro è molto più figo la parte del futuro di Super che in nella saga di Z, proprio perché è fatta in maniera diversa. E anche perché il vero nemico dei Saiyan, altri non ce ne sono, sì, tranne Broly, teoricamente, no? Perché Broly nasce come Saiyan, ma deve uccidere tutti gli altri, perché lui deve essere il più forte, se non mi ricordo male. Sì. Freezer perché appunto ce l'ha con Re Vegeta dai tempi d'oro. Perché appunto è il nemico naturale di Saiyan, perché è il conquistatore di pianeti, tipo Galactus, ma in maniera diversa. Quindi sì. E poi Broly. Nasce come Saiyan, ma odia solo Goku e quello che lo aiuta si mette sulla sua strada. Infatti li deve uccidere per forza perché gli danno fastidio. Pensa che infatti in Tenkaichi 3, no? Che premi cerchio, che sono tipo le cose, i poteri, no? Per non la carica, l'energia. C'è praticamente l'abilità che si chiama Kakarot, e lui praticamente si arrabbia e diventa più forte, dicendo Kakarot appunto. 9 km, facciamo questa. E anche oggi abbiamo parlato di Dragon Ball, eh. Scusate se ne parlo tanto, però ci tengo tanto a Dragon Ball. Quindi, se ovviamente avete altri brand a cui tenete voi tanto, parliamone. Anzi, se non li conosco, sono più incuriosito di quello che vi ha catturato da bambino l'attenzione. A parte che sia ovviamente Dragon Ball. Quindi, se vi ha incuriosito altri brand che non sia Dragon Ball, che come avete capito sono abbastanza un fan, volentierissimo. Ne parliamo volentieri. Perché sembra che parlo solo di Dragon Ball. E che poi in questi giorni qua mi ci sto fissando anche per l'estate e mi piace averle. E c'è tanto che c'ho Goku Kaioken, che è bellissima. L'ho postata anche su Instagram. Molto molto bella. È abbastanza mansueto, sì. Quando ha ancora i capelli neri, poi diventa Super Saiyan e poi dopo diventa Super Saiyan pompato. Perde ovviamente in velocità. Sai questa cosa qui quando la spiegano bene, la cosa della velocità? Da Vegeta con Trunks. Trunks, quando supera il limite del Super Saiyan, diventa pompato. È potentissimo, ma si rende conto che è più lento. E glielo dice lo stesso padre, glielo dice Vegeta. Quando combatte contro Cell, si rende conto che è più veloce. Che è meno veloce, e Cell lo batte per quello. Però Broly anche normale, oh, è tanta roba. È veramente figo. Sai che i bot mi fanno sfavullare le cazzo di views perché mi dice che c'è 5 persone, ma io vedo sempre Morro scrivere, quindi... No, che mi dispiace che magari... Se c'è qualcuno che ci ascolta, ben venga, però mi dispiace che mi fa schizzare le views a 1000 quando non è vero, un po'... La cosa qui dei bot dovrebbero un po' attenuarla. Combatte quasi alla pari con Cell perfetto, sì. E infatti, se appunto ti ricordi, gli dice la questione della velocità. Infatti Cell lo batte per quello. Perché Cell perfetto è... Quasi alla pari di Trunks di forza, se non Trunks è superiore, ma è molto più veloce. Infatti lo batte per quello, per la velocità, perché pompando il fisico diventa troppo lento per starle dietro.
SL è incredibile perché ha tutte le tecniche di Sayama, quindi compreso anche le tecniche dei terrestri, quale il cerchio magico di Ikridi, di cui non mi ricordo il nome originale in giappo, che era anche del manga, ma non me lo ricordo proprio. Non mi ricordo proprio il titolo, il nome, scusate. Veloce quanto Goku Super Saiyan 2, solo che abbiamo visto cosa Goku poteva fare. Gohan, in realtà, scusate. Abbiamo visto cosa Gohan poteva fare, perché all'epoca lo stesso Vegeta disse Gohan in quel... il Kenzan, ecco. Gohan all'epoca di Cell, quando si trasformò in Super Saiyan 2, è stato il guerriero più forte che ci sia mai stato. L'ha detto lo stesso Vegeta proprio quando ha visto che si era ammollito. Perché all'epoca Gohan divenne il guerriero più forte di tutti. Poi vabbè, quando c'è la storia con Vegeta che diventa Majin eccetera, lì abbiamo delle storyline incredibili. L'amore per Trunks, lì viene fuori il personaggio redento, ma soprattutto viene la grande particolarità del principe di Saiyan che entra nel cuore di tutti. Anche se, ripeto, io ho sempre parteggiato più per Goku, perché Goku è il buonista per quello. Però non è che non mi dispiaceva Vegeta, anzi. Sì. Dici che poi si rammollisce? Sai cosa? Dovevano rimpiazzarlo in qualche modo. Cioè, conta che sarebbe più forte Goten o Trunks. Ok, ragazzi. Cosa stai facendo? Stavo io a bruciare. Porta, spento le luci. Senta. Fai fuoco. Devo fare questo e devo andare, ragazzi. È un po' tardi. Va bene, scusate ma devo proprio andare. Niente, ci sentiamo. Dopo aver salvato teoricamente, ci sentiamo domani sempre al pomeriggio con Coso. Quindi buonanotte a tutti.